poi. Il difetto è facile, che non è altissimo, un po' piccoletto, però ti rampica addosso facile se riesci ad essere quei 10 centimetri in più. Si mette anche i tacchetti più alti ogni tanto. Se devo spendere ancora due parole, le spenderei per Lobo, perché è sempre presente, va a pressare tutti, riesce sempre a recuperare posizione, poi una lucidità nella gestione della palla, una pulizia nella gestione della palla che soltanto i calciatori di grandissimo livello hanno. E probabilmente gli si dà ancora poco come valore, perché ha veramente lo spessore e la qualità dei calciatori top.